cose contorte che spesso fanno i narcisisti dopo lo scarto per riaverti fondamentalmente, perché il narcisista prima ti scarta, ma poi vuole tornare, vuole cercare di riaverti. Allora spesso i narcisisti fanno delle carte false, insomma, mettono in atto tutta una serie di strategie perché in qualche modo vogliono rientrare nella relazione, ma non perché ti amano. Ecco, questo è un concetto che devi prendere in considerazione. Salutiamo Valentina. È un qualcosa che devi prendere in considerazione. Il narcisista non è che torna perché ti ama o perché ti vuole, torna perché vuole tornare a dominarti, vuole tornare a controllarti. Ovviamente ricordo a tutti di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così riceverete le notifiche dei nuovi video. E mi raccomando, care Malgascione, care Carampane, fate una donazione al canale. Fare una donazione al canale è facile, basta andare sotto il video, cliccare sul tastino col dollarino e fare una piccola donazione al canale. Allora, veniamo subito, partiamo subito dal tema, cose contorte che i narcisisti fanno per riaverti. Diciamo che i narcisisti sono maestri nel manipolare per ottenere ciò che vogliono. Quindi quando si tratta di avere un ex, quando si tratta che hanno lasciato loro, e tenete presente, perché il narcisista normalmente prima ti lascia, prima ti scarta e poi in qualche modo ti vuole riavere, in qualche modo ti vuole riottenere. E teniamo presente che quindi i narcisisti spesso si comportano secondo questa modalità. E ecco, ci sono delle cose contorte, no? Delle cose strane che il narcisista fa quando ti viene a ricercare. Intanto spergiura di cambiare, ti promette che cambierà. I narcisisti sono bravissimi a dirti quello che tu vuoi sentire, cara Malgasciona, anche se non lo intendono davvero. Promettono di cambiare il loro comportamento. Promettono di essere più premurose e di trattarti meglio, ma non devi fidarti di loro. Le loro promesse sono solo un modo per manipolarti e per riaverti in qualche modo nella loro vita, ma ti vogliono riavere per dominarti. Quindi non temere. Ecco, una delle cose che molte carampane, malgascione fanno, scusate, è quello di temere che il narcisista non ritorni, no? Mi ha lasciato, mi ha lasciato, mi ha lasciato. Vale anche per gli uomini, vale anche per i malgascioni, per i carampani. Mi ha lasciato, mi ha lasciato. Tutte disperate, tutte contrite. Come faccio? Mi ha lasciato, mi ha lasciato. Non ti preoccupare, il narcisista torna. Il narcisista torna e quando torna, diciamo, sei tu che se sei cogliona lo riaccetti di nuovo. Questo è un altro punto fondamentale, non devi essere cogliona. Poi il narcisista fa anche leva sulla tua compassione, no? Poi analizzeremo tutti questi punti, ma i narcisisti sono bravissimi a farti sentire in colpa. Possono dirti che sei l'unica persona che li capisce, che non possono vivere senza di te. Che tu sei responsabile della loro felicità. Non cadere in questa trappola. I narcisisti sono responsabili eventualmente della loro felicità. Non tu, tu non sei responsabile di niente. Il narcisista cerca in qualche modo di farti sentire responsabile, farti sentire responsabile delle tue azioni, farti sentire responsabile di tutto quello che ti capita. Ma in realtà non è, diciamo, è molto difficile, da un certo punto di vista entrare in connessione, da soli fondamentalmente. Quindi cerca assolutamente di evitare, salutiamo anche Fadel, assolutamente di evitare di cadere nella trappola del narcisista, perché possono dirti che sei l'unica persona importante, quindi poi possono anche arrivare talvolta alla minaccia, no? Allora io ti lascerò per sempre,
allora io farò questo, allora io farò quello. Cercano anche talvolta di essere un po' intimidatori per tornare, quindi è un altro modo per manipolarti, non devi cadere anche qua nella trappola, no? E poi il narcisista cercherà di farti fare pressione dagli altri, cioè cercherà di screditarti, no? Agli occhi degli altri sono molto bravi a screditare gli altri agli occhi degli altri, fondamentalmente. Inizierà a parlare male di te ai tuoi amici, ai tuoi familiari, in modo tale che gli altri penseranno che sei tu la stronza, che lui è quello buono, che sei tu la troia, la puttana, quella che l'ha lasciato, no? E quindi cercherà in qualche modo di fare in modo di recuperare, cioè far sì che magari i tuoi familiari facciano pressione su di te e dicono no, ma in fondo è una brava persona, ma perché l'hai lasciato? Ma sei stupida a lasciarlo, ma sei la solita cretina. E quindi cercheranno in qualche modo di far sì che gli altri facciano leva su di te per accettare nuovamente il narcisista. Ma ricorda che i narcisisti sono bravi a mentire, sono bravi a manipolare gli altri, quindi te lo butteranno in quel posto, fondamentalmente. Quindi devi rimanere concentrata su te stessa, non devi lasciare che le parole o le azioni del narcisista ti distraggano dal tuo obiettivo, che deve essere quello di vivere una vita felice. Devi imparare a proteggerti, riconoscere, che ha a che fare con personaggi di questo genere. Infatti la prima cosa che il narcisista fa è proprio quella di promettere, salutiamo Tiziana, la prima cosa che il narcisista fa è proprio quella di prometterti che cambierà, di prometterti che non sarà più lo stesso, ti prometto che cambierò, non farò più nulla di sbagliato, ti dirà farò di tutto per renderti felice, sarò la persona perfetta che tu hai sempre desiderato, no? Perché poi il narcisista torna, no? A fare questa sorta di love bombing, questa sorta di attività per farti credere che no, lui diventerà la persona perfetta. E questo il narcisista lo fa. Le promesse di cambiamento spesso le fa anche in modo molto seducente, no? Possono farti sentire speranzosa, fiduciosa, che finalmente la relazione possa funzionare, no? Però è importante ricordare che i narcisisti non sono in grado di cambiare, che il loro comportamento è radicato nella loro personalità, non è qualcosa che possono facilmente cambiare. Quindi se il narcisista, se una persona di questo genere, salutiamo Esmeralda, se una persona di questo genere ti promette, io prometto e se prometto poi mantengo, tu prometti e se prometti poi mantieni. Se il narcisista ti promette di cambiare, è necessario essere cauti, non aspettarti che cambino e non aspettarti che la relazione funziona. Quindi ci sono alcuni consigli che voglio metterti dentro per proteggerti dalle promesse, di cambiamento di un narcisista. Salutiamo Dorothy, e ricordo a tutti di mettere un like che non costa niente, mettete un like, spollisciate verso l'alto, iscrivetevi al canale, è gratis anche l'iscrizione, se volete attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video, se volete fate una piccola donazione al canale, anche un caffè ben accetto, cliccate sul tastino col dollarino e potete fare una piccola donazione, se volete usufruire degli esclusivi, vantaggi degli abbonamenti, andate nella home page, cliccate sul tastino abbonati. Quindi dicevo, dovete essere cauti quando il narcisista ti promette di cambiare. E ci sono alcune cose che tu puoi fare perché devi proprio proteggerti, dal credere alle promesse del narcisista. Intanto resta concentrata sui fatti. Non lasciarti trasportare dalle parole. Concentrati sempre sul suo comportamento, sul motivo che ti ha indotto a essere sospettosa. Quindi guarda la realtà, guarda in faccia la realtà. È molto importante.
Guardare in faccia la realtà e se sarà dura, dillo alla luna perché ti porterà fortuna. Quindi guarda in faccia la realtà e se è dura, dillo alla luna. E poi diciamo, se il narcisista ti promette di cambiare, tu ascolta e vedi cosa fa. Non accettare promesse vaghe, promesse generiche, lascerò mia moglie, non ti preoccupare, presto lascerò mia moglie. E quello, se sei una vecchia babbiona, diciamo, ti sei innamorata di uno sposato e lui ti dirà: presto lascerò mia moglie, non ti preoccupare, la lascerò, andremo assieme. Poi col cazzo e col pensiero che la lascia. E tu ci resti così come una allocca. Chiedi, chiedi e vedi, ti dici quando la lasci. Fammi sapere e torna col certificato di divorzio in tasca. Poi il narcisista, diciamo, ti prometterà di cambiare, ma tu fai dei test, osserva il tuo comportamento e se non vedi nessun cambiamento, mandalo a cagare in seduta stante, perché tanto è evidente che ti sta mentendo, no? Ricorda che tu sei meglio di lui, non meriti di essere trattata male. Se un narcisista non cambia, lascialo andare, levatelo dai coglioni, levatelo dai coglioni, è tutta salute per te, cara Malgasciona. Fai leva, il narcisista, tra l'altro, una cosa contorta che fa è quella di cercare di fare leva sulla tua, tra virgolette, compassione. I narcisisti sono molto abili nel farti sentire in colpa, possono dirti che sei l'unica persona che li capisce, che non possono vivere senza di te, non cadere in questa trappola, non cadere in questa trappola, ti pigliano per il culo, ti perculano. Ah, non posso vivere senza di te, sei l'unica persona che mi capisce, se non mi accetti di nuovo, se mi lasci, rovinerai la mia vita. Ecco, queste sono le parole che possono essere persuasive se tu sei bisognosa, se tu sei sensibile ai sensi di colpa, perché ti fanno sentire responsabile della loro felicità, del loro benessere. Devi ricordare che tu non sei responsabile di una beata minchia. Se un narcisista fa leva sul tuo senso di colpa, non ci devi cascare, non devi lasciare che le sue parole ti controllino. Ricorda che tu fondamentalmente sei una persona importante, meriti anche tu di essere trattata con rispetto. Quindi rimani concentrata sui tuoi bisogni. Non lasciare che le parole del narcisista ti distraggano, assolutamente, non devi assolutamente permettere che le parole del narcisista in qualche modo ti possano distrarre, ti possano, diciamo, salutiamo anche Liliana, salutiamo anche Culti Abusanti, nonché Adriana Paratore, salutiamo anche Chris, mi raccomando, presto guarderò, adesso guarderò il video di Adriana Paratore, tra l'altro ho postato sul canale Massimo Tramaschi, andatevi a vedere il video di Adriana Paratore, molto interessante, e quindi devi imparare a rimanere concentrata sui tuoi bisogni, non lasciare che le parole del narcisista ti distraggano dai tuoi obiettivi, ti distraggano dai tuoi bisogni, rifletti sulle sue parole. E quando tu senti uno che ti dice: ah, ti amo, ti adoro, salsicce e pomodoro, devi chiederti se le sue parole sono vere o sono solo un modo per manipolarti, che poi è quello che fanno i testimoni di Genova. Anche i testimoni di Genova, diciamo, anche i testimoni di Genova, non cominciare a rompere il cazzo, Chris, il tuo cervello che salta perché c'è il coso, non cominciare a dire che salta la connessione perché non è vero niente, vai leggermente indietro, befana di una carampana, vai, chi vede la connessione saltata basta che va un po' indietro e non rompete il cazzo. Vai un po' indietro, anziché guardare in diretta, lo guardi un po' indietro, befana di una carampana. Questo è sordo come. Andate leggermente indietro, andate leggermente indietro. Leggermente indietro e tutto funziona. Anziché guardare in diretta, guardatelo un minuto indietro, befane. Allora, quindi devi imparare a riflettere sulle sue parole, chiederti se le parole sono vere o se sono soltanto una modalità per manipolarti. Questo è un punto anche molto importante.
Cioè, devi imparare, no? E tra l'altro, i testimoni di Geova, ad esempio, fanno come il narcisista, no? All'inizio ti fa love bombing, all'inizio cerca di intortarti e poi te lo butta in quel posto, fondamentalmente. Questa è la cosa che fa il narcisista. Salta, ma è un problema comune a YouTube, non è il problema della mia connessione. In questo periodo YouTube dà un po' di problemi nelle live, ma vi sto dicendo, se voi andate un po' indietro, anziché guardarmi in differita, mi guardate un minuto o due indietro, si vede perfettamente perché ci sta un po' a ricaricare, ma è un problema di YouTube comune. In questo periodo YouTube ha questo problema. Per cui basta che andate un po' indietro, anziché vedermi in tempo reale, basta che andate un pelo indietro. Un pelo indietro di un minuto, Befana, che ti piace la caramella, Befana! Un pelo indietro, no, basta 2 minuti indietro, mi senti 2 minuti indietro, vecchia carampana! E quindi tutto funzionerà. Comunque, tornando al discorso di prima, il testimone di Genova fa questo, no, con i narcisisti. Il testimone di Genova fa questo con i narcisisti, cioè con gli adepti, no, diciamo. Inizialmente ti fa love bombing, poi cerca di farti ostracismo e dopo che ti ha fatto ostracismo, ti vuole riprendere, no? Ti vuole riprendere, ti vuole ripescare, che è quello che il narcisista fa fondamentalmente. Il narcisista ti vuole sempre ripescare. Quindi tu devi imparare ad osservare le sue parole. Se le sue parole non sono vere, manda a fanculo in seduta stante. Ricorda che devi imparare a mantenere le tue amicizie. Tra l'altro, poi vedrai che se tu continui a non accettare il narcisista, arriverà anche a minacciarti, no? Ad esempio, i narcisisti minacciano, come ad esempio i testimoni di Geova, come dice la nostra Adriana Paratore, possono utilizzare ad esempio, le minacce, l'ostracismo, no? Il narcisista, salutiamo anche Liliana, il narcisista tenderà a dirti, ad esempio, se mi lasci ti distruggerò, ti farò del male, oppure mi farò del male se mi lasci. Ecco, quindi queste parole, diciamo, possono apparire anche minacciose, spaventose, no? Perché il narcisista cerca di farti sentire impotente, cerca di farti sentire controllato. È importante ricordare che sono una tattica per manipolarti, ma presta comunque attenzione. Ma tu devi rimanere concentrata sui fatti, non lasciarti mai trasportare dalle parole del narcisista. Concentrati sul suo comportamento e non reagire, reagire entrerai nel suo brodo, diciamo, no? Stare a litigare con un narcisista è come prendersi in culo da Rocco Siffredi, alla fine ti farà male. Qui non devi neanche stare a litigare con un narcisista, devi necessariamente levartelo dai maroni. Questo è il punto più importante, no? È la cosa fondamentale che devi imparare a fare quando hai a che fare con un narcisista. Purtroppo non ci sono altre possibilità, purtroppo non ci sono altre chance e devi ricordare che sei meglio di lui, che non meriti di essere trattata male. Se un narcisista non è disposto a veramente profondamente a cambiare, devi levartelo dai coglioni, devi imparare a proteggerti dal narcisista. Per proteggerti dal narcisista devi rimanere concentrata su te stessa, devi riconoscere i limiti del narcisista, ma anche i tuoi limiti. Tra l'altro, un'altra tattica usata dal narcisista è quella di screditarti agli occhi degli altri. I narcisisti sono molto bravi nello screditarti agli occhi degli altri per farti pentire di averti lasciata, tenderanno a parlare male di te, ai tuoi amici, ai tuoi familiari, cercheranno di farli pensare che sei tu il problema, che sei tu che hai generato tutto, in modo tale che magari tua madre ti dica: ma ci hai fatto 2 figli, adesso devi tenerlo, poi è una brava persona, è un così bravo ragazzo, è una così brava ragazza, ma tu sbagli a lasciarlo, no? Perché noi siamo sensibili anche alle, come dire,
alle parole, no, degli adulti significativi presenti nella nostra vita. Purtroppo siamo sensibili e questa sensibilità in qualche modo ci condiziona fondamentalmente. E quindi devi imparare a tenere presente che il narcisista parlerà male di te, ai tuoi amici, ai tuoi familiari, diffonderà voci false su di te. Ti farà sembrare il cattivo, la cattiva della situazione. Quindi le voci negative del narcisista possono essere molto dannose perché cercherà di danneggiare la tua reputazione, cercherà di farti passare per un troione da corsa, di farti sentire sola, isolata, solo, isolato. Queste sono solo tattiche per manipolarti. Se un narcisista ti sta screditando, è importante essere cauti, non temere il giudizio, non lasciarti influenzare da quello che dice. Ricorda che sei una persona importante che meriti di essere trattata con rispetto. Quindi anche qua resta concentrata sui fatti, non lasciarti trasportare dalle parole del narcisista, concentrati sul suo comportamento passato. Se il narcisista ti sta diffamando, non reagire, cerca di reagire indirettamente. E chiedi aiuto fondamentalmente, no? A persone che ti sono veramente amiche, che sapranno, diciamo, discernere la seta dal grano, sapranno discernere la lana dalla seta, sapranno discernere la crusca dal grano. I narcisisti sono molto manipolatori e usano una varietà di tattiche per riaverti, ma per riaverti solo per manipolarti, non per fare altro. Questo è il loro obiettivo. Tu ricorda che sei la persona più importante del mondo, che sei la persona più, diciamo, che sei la persona più forte. Salutiamo anche Fiammella e non devi assolutamente cadere nelle trappole o nelle trappole del narcisista. Bene, mi raccomando, porta avanti questa situazione, spero che si veda, se no lo rivedete e passiamo ai saluti, mettete un like, iscrivetevi al canale. E ovviamente attivate la campanella, perché attivando la campanella riceverete la notifica dei nuovi video.